La città di Carlentini e non solo si è stretta oggi attorno alla bara di Patrizia Scalora, la donna carlentinese deceduta tragicamente a Catania per la caduta di una palma che l'ha colpita in pieno mentre era seduta su una panchina di piazza Cutelli insieme alla figlia Ludovica che fortunatamente è rimasta illesa. Patrizia Scalora, che avrebbe compiuto 49 anni il mese prossimo, invece è deceduta sul colpo. Oggi la città di Carlentini si è stretta attorno alla bara di Patrizia Scalora durante la solenne messa funebre celebrata dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo, alla presenza anche di numerose autorità civili e militari. Particolarmente toccante l'omelia di Monsignor Pappalardo. Quando la morte bussa alle porte di casa nostra, sempre ci interroghiamo sul significato della nostra vita. Quando veniamo colpiti negli affetti più intimi, un familiare che ci lascia, siamo fortemente scossi da quello che comporta questo distacco. Patrizia Scalora era sposata con il diacono Giovanni Cascone, maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a Catania. La salma di Patrizia Scalora, a conclusione del corteo funebre, è stata tumulata nel cimitero di Carlentini.